Sabato 5 giugno, presso gli spazi della Barchessa di Villa Quaglia a Treviso, è stata inaugurata l'ultima tappa di Woman Art Expo 2020, un percorso itinerante cominciato ad agosto 2020 a Cortina, per poi spostarsi al Lido di Venezia, in concomitanza con la Mostra del Cinema, e nell'ottobre 2020 al ristorante La Cucina di Crema a Giavera del Montello. Woman Art Expo, giunta alla sua quinta edizione, è stata una rassegna dedicata alla donna, promossa da WebArt e Arte in Fiera Dolomiti. L'esposizione vede un'eterogeneità di linguaggi artistici che dialogano tra di loro, raccontando l'universo femminile declinato attraverso molteplici aspetti. Pittura, scultura, fotografia. Installazioni animano il percorso che può essere letto come un viaggio emozionale, che accompagna l'osservatore a riflettere, scoprire, conoscere, ritrovarsi. In occasione di quest'ultima tappa è stato inaugurato il Parco delle Sculture nello spazio esterno della Barchessa di Villa Quaglia, visitabile tutti i giorni in occasione delle mostre in programma. Da parte dell'amministrazione comunale è un onore, un piacere che artisti come Franco e come tutti i collaboratori che hanno avuto, diciamo, la forza soprattutto di mettere in piedi una mostra del genere con i presupposti che ci sono, con tutta la sofferenza che c'è stata, è veramente una cosa che fa onore, e da parte nostra abbiamo sempre sostenuto e sempre sosterremo. Io prima, durante il mio discorso inaugurale, ho voluto chiamare questa manifestazione, questa mostra, come la mostra della ripartenza. Ripartenza perché effettivamente, da quando ci siamo lasciati quel fatidico 22 febbraio a Longarone Fiere, dove fu l'ultima volta che abbiamo avuto l'opportunità di fare qualcosa in pubblico, oggi, a distanza di un anno e mezzo, è un segno di speranza, un segno di ritorno alla normalità, e quindi veramente, oltre che essere, diciamo, qui con la felicità e con la voglia di fare che c'è sempre stata, c'è anche qualcosa di più, c'è più cuore, c'è più voglia anche di ripartire, speranza che possa ripartire anche tutto l'indotto economico e culturale che tanto ha sofferto. Quindi sia come componente dell'amministrazione comunale, ma anche come persona vicina a Franco e a tutti gli artisti, veramente un giorno speciale. E quindi voglio ringraziare davvero tutti i presenti e gli artisti per quello che fanno. Siamo qui nel nuovo spazio della Barchessa Villa Quaglia, che è il Parco delle Sculture, che approfittiamo con questa mostra Woman, che tra l'altro è una mostra che doveva essere fatta a novembre dell'anno scorso, ma per i motivi che conosciamo poi è stata rimandata, e questa è l'occasione sia per la mostra, quindi anche per inaugurare questo spazio, che è uno spazio dove all'interno si possono trovare diversi artisti locali e anche non solo locali, che hanno lasciato qui le opere e saranno poi usufruibili dal pubblico. Un ulteriore, diciamo, contributo a quello che può essere il messaggio da mandare, da continuare a mandare, dove l'arte deve avere sempre la prima parola, e deve essere sempre la protagonista, e dobbiamo andare avanti a prescindere dalle varie difficoltà, e soprattutto continuare, perché è solo attraverso la cultura, solo attraverso l'arte, che riusciamo a mantenere la nostra identità e a ribadirla. Qui devo anche ringraziare l'amministrazione comunale, perché ha sempre sostenuto tutte le varie iniziative, anche per il lavoro che sta facendo a Treviso, e questo, ripeto, è un ulteriore contributo a quello che ho detto prima, che cioè l'arte deve avere sempre il primo piano assoluto, perché è portavoce di cultura.